buongiorno dal vostro M. Questo è ancora MTE in versione giapponese, è il quinto giorno. Alle mie spalle avreste dovuto vedere la sagoma del Fujisan. Purtroppo le nuvole ci stanno impedendo questa visione. Siamo stati parecchio sfortunati e vabbè, purtroppo capita. Vedremo come organizzare la giornata. Intanto rispondo a alcune domande venutemi nei commenti dei video. La prima è ok, proverò di rallentare i movimenti della videocamera quando faccio le riprese. Mi sono reso conto che ho tagliato alcune cose troppo alla svelta. E per rispondere invece alla domanda di una mia amica che voleva sapere che regalo le avevo preso, adesso glielo inquadro. Ecco, guardate, questo è il tuo regalo, il pane al latte giapponese. Purtroppo però mi è venuta fame questa mattina e me lo sono mangiato. Ciao! Ebbene, un saluto a tutti dal vostro M, da sopra al monte di avvistamento del Fuji. Quello è questa punta là sopra che sta indicando il Bakasan, è l'unica cosa che potrete vedere del Fuji, causa nuvole. Tra le corna. Adesso il vostro M vi farà vedere una visione panoramica dal lago Kawaguchi fino al monte Fuji e con il parco a tema sottostante. Sì, c'è un parco dei divertimenti alle mie spalle adesso. Assistete alla ripartenza di questo autista. Adesso ho portato i segni che sono bellissimi, fa tutti i check di controllo per la ripartenza. Il Bakasan, ci stavamo domandando di che tipo fosse questo terreno. Il Bakasan vi darà una dimostrazione. Il Baka farà vedere, è un po' gommoso il terreno. Meglio non sapere cosa ci sia sotto. Vado via. Già di ritorno da un giro intorno al lago Kawaguchi, il Fuji non è più visibile, coperto dalle nuvole, non che se ne sia visto tanto. Adesso voglio fare un bel video di ripresa a una motrice della linea Fuji-Q, che però ha a sua protezione Ultraman, dove cui adesso stanno facendo la foto, che in realtà poi è diventato il vagone, intendo, un negozio di occhiali. Per un mio amico, questo dovrebbe essere una Trueno, non so quale, però l'abbiamo trovata così, girando. Spero che sia quella che cerca lui. Io e il Bakasan abbiamo detto, dai, andiamo un tempio, a vedere un tempio. Quello che abbiamo detto, ma no, dai, a due passi. È presto, non prendiamo l'autobus. È un'ora e mezza che scarpiniamo. Abbiamo fatto 6 km più o meno e adesso siamo riusciti ad arrivare. Non avevamo considerato il fatto che siamo in montagna. Io e il Bakasan siamo arrivati al tempio per l'ascesa del monte Fuji. Tutti i pellegrini vengono qua prima di ascendere al monte. È un rituale di buona fortuna. Vi faccio vedere una breve carrellata, un posto veramente bello, tranquillo, molto rilassante. Adesso fra l'altro ci sono anche veramente pochi turisti, quindi smetto anche di parlare e vi faccio godere del paesaggio del tempio. Eccoci arrivati anche alla fine di questa giornata a Kawaguchiko. Domani si parte per Kyoto.
Qualche considerazione, mentre aspettiamo un autobus alla fermata 104 che è già in ritardo di 15 minuti e probabilmente non arriverà nemmeno. Kawaguchiko, bellissima città in mezzo alla natura giapponese, però di sicuro non proprio alla portata dei turisti occidentali, almeno questo è il mio punto di vista. Il Fuji è un mito perché si vede rarissimamente, soprattutto in questa stagione. Di sicuro si può pensare di venire non in giornata, perché sono 4 ore di viaggio da Tokyo. 2 giorni forse iniziano ad essere tanti, ma almeno una notte si potrebbe iniziare a pensare di passarla qua. Vediamo il Baka-san cosa dice. È stato molto esplicativo. Noi ci rivediamo domani. Ciao ciao!